Greg Lillo, lo sapete che non ci sono più morti, purtroppo ci sono ancora molti feriti per i botti di Capodanno, specialmente quelli illegali, vietati? Beh, per fortuna questo vuol dire che le cose sono un po' migliorate sicuramente, nel senso che una volta i botti erano, diciamo, un po' più frequenti. Io li annullerei completamente, dipendesse da me. E questa è una buona soluzione. Non servono, cioè si può divertire tranquillamente a Capodanno anche senza botti, no? No, ma poi ci sono tantissimi altri modi per festeggiare, ad esempio brindare. E poi c'era anche un altro. Sì, un altro, però meglio non dirlo, quello lì. Per esempio, ce ne stanno tantissimi di modi per festeggiare il Capodanno. Cioè, quello che volete dire? No, vabbè, si intuisce. No, insomma, sempre, sapere, insomma, magari, comunque, no. Capodanno si possono fare tante cose. Quindi, ci prendere un po' dall'ebbrezza, così, stringi un po' promiscuamente delle relazioni. Volersi bene, meglio volersi bene che fare i botti. Messaggio allora, meglio volersi bene che fare i botti. Ci si diverte più volendosi bene che fare i botti. Ci siamo capiti.